Quartiere che vai, cibo tipico che trovi. Chi pensa a Napoli come la capitale del buon cibo, non solo quello da strada, non commette un errore. Chi però immagina che ogni quartiere della città, che poi è un mondo a sé stante, proponga in maniera identica la stessa peculiarità gastronomiche, si sbaglia. Lo scrittore napoletano Amedeo Colella ha presentato Naples, An Eater's Guide to the City, la prima guida gastronomica di Napoli scritta in inglese e suddivisa in quartieri. Insieme a lui, nella Galleria Principe di Napoli, allo spazio Bistrò Lazzarelle, con Imma Carpiniello e le musiche di Francesco Cuomo, il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts Pounce, e il giornalista Antonio Salamandra. Ascoltiamo lo scrittore Amedeo Colella. È una guida per mangiatori. Sapete, in questo momento molto spesso si privilegia, non lo so, il ristoratore che sa fare meglio il web oppure quello che è stellato. Io ho voluto indicare invece in questa guida i luoghi dove i napoletani vanno a mangiare sul serio e quindi dove il cibo ritorna semplicemente cibo, dove si fa una grande genovese, un grande ragù, le migliori pizze, insomma dove la gastronomia napoletana non viene interpretata, basta. Io sono veramente un classicista in questo senso. La pubblicazione di Culinary Backstreets, la premiata azienda specializzata in viaggi e pubblicazioni culinarie con il contributo di Giuseppe D'Angelo e Luciana Squadrilli, promette di diventare uno strumento indispensabile per gli amanti del cibo, i viaggiatori e i locali che vogliono scoprire i segreti culinari della città. Questa guida, sottolinea il console generale degli Stati Uniti Napoli, Tracy Roberts Pounce, è un diario formidabile da avere in tasca. Sono contentissima di vedere Amedeo qui con me e questo libro è importantissimo. Ci sono tanti americani che vengono qui a Napoli proprio per apprezzare la cultura e il cibo, che sono i migliori in Sud Italia, quindi sono contentissima di avere l'opportunità di conoscerli, di vedere il libro e di considerare tutti gli americani che vengono qui per avere un viaggio di cibo ottimo.